sensori che ha rivoluzionato l'esperienza utente è stato sicuramente il sensore impronte digitali, perché ci ha permesso di accedere al telefono in pochissimo tempo e anche in sicurezza. Come funziona? Quali sono le differenze tra i vari tipi di sensori impronte digitali che si possono trovare sugli smartphone? Lo scopriamo tutto dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Siamo tornati dopo tanto tempo con un nuovo video di cosa c'è nello smartphone. Oggi ci occuperemo dei sensori a impronte digitali. Come funzionano? Qual è la differenza tra i vari tipi? Esistono diversi tipi di sensori a impronte digitali: a condensatore, quindi capacitivi, ottici e a ultrasuoni. Negli ultimi anni si sta andando anche in una direzione ibrida. Concentriamoci prima su quelli capacitivi. Quali sono quelli capacitivi? Questo è un esempio di sensore a impronte digitali capacitivo ed è lo stesso di quello che si trova qui montato. Come si può intuire dal nome, usano delle capacità e quindi all'interno ci sono dei condensatori. Per recuperarvi il video sui condensatori ve lo lascio qui. Ora cerchiamo di capire come funziona il sensore a impronte digitali. Come sono fatte le nostre impronte digitali? Ci sono delle creste e delle valli. Ovviamente queste sono tridimensionali, noi magari non riusciamo a percepire la tridimensionalità delle nostre impronte digitali, ma ce l'hanno. Questi sensori sono così precisi da poter vedere anche la tridimensionalità del nostro dito, cosa che noi a occhio non riusciamo a percepire. Come fanno? Noi sappiamo che siamo degli oggetti che conducono elettricità. Nel momento in cui veniamo a contatto con un condensatore è come se caricassimo ancora di più il condensatore, perché neanche noi siamo carichi in qualche modo, anche al nostro interno passano delle cariche. Ed è un po' lo stesso discorso che vi facevo quando abbiamo parlato dei touchscreen capacitivi, che vi lascio sempre qui. Quindi quando il condensatore percepisce il nostro dito, vuol dire che quel condensatore sta percependo una cresta. Invece, quando non sente nulla, quando non percepisce un accumulo di cariche in più, vuol dire che sta toccando l'aria. Che cosa significa? Questo che c'è una valle. Poiché ci sono milioni di condensatori che fanno questo, riescono a ricostruire valle e creste e riescono a ricostruire la nostra impronta digitale. Poiché abbiamo un'immagine tridimensionale del nostro dito, è più difficile ingannare questo tipo di sensori a impronte digitali. Negli ultimi tempi abbiamo visto anche arrivare dei tipi di sensori a impronte digitali sotto lo schermo. Quelli non sono capacitivi, ma sono ottici. Come funzionano i sensori a impronte digitali ottici? I sensori a impronte digitali ottici riescono a fare una fotografia molto, molto precisa, con un'alta risoluzione, del nostro dito e riconoscono valle e creste. Nel database hanno la nostra impronta digitale e ogni volta che mettiamo sul dito controllano se matcha o non matcha. Quando noi mettiamo il nostro dito, ovviamente creiamo del buio sullo schermo. Ovviamente per fare le foto al nostro dito devono illuminare bene il nostro dito. Infatti, quando mettete il vostro dito sullo schermo, questo si illumina perché ci sono dei LED che puntano verso il vostro dito per illuminare al meglio e rendere l'immagine più nitida e quindi rendere più precisa anche l'identificazione. A lungo tempo si è discusso anche sulla sicurezza di questo tipo di sensori. Sono sicuri? Non sono sicuri? Perché potrebbero non essere sicuri? Perché, dato che loro confrontano delle immagini bidimensionali, basterebbe mettere una foto del vostro dito, mentre nei sensori a impronte digitali a condensatori c'è la tridimensionalità dell'immagine, quindi è più difficile ingannarlo. Esiste un altro tipo di sensore a impronte digitali che funziona a ultrasuoni. Come funziona? Invia degli ultrasuoni, che ovviamente noi non possiamo sentire, al nostro dito. Questi vengono riflessi e in base al tempo di andata e di ritorno riescono a determinare la differenza tra le creste e le valli. Ovviamente questi sensori sono molto precisi. Abbiamo già parlato di sensori a ultrasuoni. Vi lascio qui il video per approfondire. La differenza tra questi usati per le impronte digitali e quelli che abbiamo visto nell'altro video è la precisione. Il principio fisico è lo stesso. Il sensore invia delle onde a ultrasuoni che vengono riflesse e tornano al sensore. Il sensore riesce a capire, in base al tempo di andata e di ritorno, quanto era distante.
In questo caso qui la precisione deve essere altissima perché deve riuscire a distinguere le creste dalle valli. I sensori a ultrasuoni si possono inserire anche al di sotto dello schermo e quindi potrebbero avere la stessa comodità degli sensori ottici, ma con la sicurezza degli ultrasuoni, perché gli ultrasuoni riescono a dare un'immagine tridimensionale proprio come quelli capacitivi. L'unico problema di sensori a ultrasuoni è che sono lenti, l'unico difetto che hanno. È per questo che a volte si prediligono sensori capacitivi o ottici, solo per una questione di lentezza. Bene, questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video.